Nella prossima lezione, Eva Cantarella, docente universitaria di diritto romano e di diritto greco, ci racconterà proprio di questo scandalo della storia, concentrandosi sul mondo greco fino all'urgenza della nostra attualità. L'argomento del quale parliamo oggi è l'origine delle discriminazioni di genere. Ho pensato che il modo migliore per affrontare un argomento di questo genere è leggere un articolo della Costituzione, in particolare l'articolo 3. Dice l'articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E poi prosegue: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, eccetera, che si frappongono a questo ideale della uguaglianza, della cancellazione delle tutte le disuguaglianze che non sono più tollerabili. Ora, tenete presente che la Costituzione è stata promulgata nel 1947, non è molto tempo fa, poco più di 70 anni fa. Allora una domanda è: ma com'è possibile che 70 anni fa i padri costituenti abbiano sentito il bisogno di scrivere questa cosa? È un tempo troppo vicino. No, era necessario. Intanto i padri costituenti avevano vissuto il fascismo e durante il fascismo le discriminazioni di genere erano diventate particolarmente pesanti. Ma comunque il problema è che le discriminazioni di genere sono una cosa che ha una lunga storia. Cosa significa discriminazione di genere? Discriminazione di genere è quel complesso di cose che non sono fatte solamente dalla legge, la legge è molto importante, ma sono fatte anche dalla mentalità, dalla cultura, per cui di fatto ci sono delle persone che non sono pari alle altre, e in questo caso discriminazione di genere sono quelli che colpiscono le donne, che nascono, vengono da molto lontano. Da dove vengono? Noi pensiamo sempre ai greci, giustamente, come il popolo al quale dobbiamo tutto, a partire dal concetto di democrazia, e non sto a dire tutti i debiti che noi abbiamo nei confronti dei greci. Purtroppo però dobbiamo anche ai greci la teorizzazione della inferiorità delle donne rispetto agli uomini. Cioè i greci sono quelli che hanno proprio inventato, per primi ci hanno detto nella cultura occidentale, che le donne sono inferiori agli uomini. E lo hanno fatto in modo essenzialista, cioè la differenza sta nella natura proprio dell'essere femminile e dell'essere maschile. Il mito da cui nasce questa idea della differenza e inferiorità femminile è il mito di Pandora. Pandora viene chiamata regolarmente l'Eva greca, ma Pandora è molto diversa da Eva. Noi Eva della tradizione giudaico-cristiana la conosciamo benissimo, sappiamo la nascita. Nella Genesi sappiamo benissimo, Adamo stava molto bene in questo posto meraviglioso, pieno di fiori, di tutto quello che c'era, ma si annoiava molto. Siccome si annoiava, Dio dice: ma io devo cercare di rendergli la vita più piacevole. E allora gli crea una compagna. E come fa a creargli la compagna? Lo sappiamo benissimo, gli toglie una costola, da questa costola nasce Eva, e quando lui si sveglia da questo sonno nel quale l'aveva fatta cadere, dice molto contento, perché dice appunto: finalmente ho una compagna. La parola è importante. Eva nasce anche lei, se vogliamo, subalterna all'uomo, perché uno che viene creato per rendere più felice l'uomo, per renderlo più contento, è una compagna, appunto. Questo vuol dire nasce in funzione subalterna, ma è pur sempre una compagna. No, Pandora non è affatto una compagna degli uomini. Pandora nasce, e non nasce per tenere compagnia, nasce per rendere gli uomini infelici. Gli uomini prima della nascita di Pandora, che è la prima donna, erano felici e beati. Ma un bel giorno Zeus decide di punirli, deve punirli, perché voi sapete, ricordate certamente, che Prometeo aveva rubato il fuoco agli dèi. Rubando il fuoco agli dèi aveva diminuito la distanza fra i mortali e gli immortali, perché dal fuoco comincia la civiltà umana, perché il fuoco significa il progresso. E questo naturalmente accorcia la distanza.
E allora Zeus deve punire Prometeo, lo sapete benissimo, il fegato di Prometeo lo sanno tutti, è esposto su una roccia, ce lo racconta Eschilo naturalmente, e un avvoltoio ogni giorno gli mangiava il fegato che di notte ricresceva, quindi questo supplizio eterno. Ma non basta, Zeus decide che bisogna punire tutta l'umanità. E come lo fa? Inventando Pandora. Attenzione rispetto a Eva. Eva è nata dalla costola di Adamo, quindi dalla stessa natura, diciamo, no? Ha la stessa natura. Pandora no, perché Pandora è un prodotto artigianale che viene costruito appositamente, commissionato da Zeus, in modo da rendere gli uomini infelici. È un prodotto artigianale che è fatto, attenzione, di acqua e di terra, quindi vedete, una materia diversa, non la stessa materia, è un'altra cosa. Si chiama Pandora perché riceve tutti i doni dagli dèi, gli dèi le fanno, e c'è chi le regala tutto quello che è necessario a svolgere la sua funzione di punizione: la bellezza, la grazia, la capacità di sedurre, le parole incantatrici. Ma attenzione, riceve anche dei doni pericolosi, per esempio Cuneos Nos, mente di cane. Parole ingannatrici, non solamente che non solo incantano, ma che ingannano. E quindi tutto un insieme di cose che la rende, uso le parole di Esiodo, un inganno al quale non si sfugge. E come accade che questo inganno al quale non si sfugge renda gli uomini infelici? Beh, Prometeo ha un fratello che si chiama Epimeteo, già il nome vi dice. Prometeo è quello che vede prima, intelligente, astuto, tutto. E Epimeteo è quello che vede dopo, quindi è meno intelligente, diciamo che è il fratello un po' più stupido, ecco. E si innamora subito naturalmente di Pandora e la vuole in casa sua. Prometeo cerca di dire no, non devi assolutamente, ma non c'è ragione. E allora se la prende in casa, ma le dicono attenzione, qui c'è una scatola, tu non devi aprirla per nessuna ragione al mondo. Naturalmente Pandora, essendo una donna, è curiosa e disobbediente, apre la scatola, dalla scatola escono tutti i mali del mondo. E quando finalmente subito la scatola viene richiusa, sul fondo, dice Esiodo, quello che ci racconta questa storia è Esiodo, sul fondo è rimasta una sola cosa, Elpis, che è la speranza. Allora, e conclusione di Esiodo, da quel momento gli uomini hanno conosciuto l'infelicità. Voi vedete la differenza quindi fra Eva e Pandora, ma vedete anche la straordinaria misoginia di un mito di questo genere, il mito fondatore delle discriminazioni di genere. Questo nel pensiero del mito. Il problema è che il pensiero non cambia neanche quando dal mito si passa al pensiero logico. Beh, intanto cominciamo con l'Orestea di Eschilo, che va in scena nel 458 a.C., quindi pieno V secolo a.C. La storia la sapete. Oreste ha ucciso la madre Clitennestra, le Rinni, che sono le antiche dee della vendetta, lo perseguitano. Alla fine chi decide questa storia? Un primo tribunale della storia, istituito da Atena apposta per giudicare Oreste, questo è molto importante, è il passaggio dallo stato, dal mondo della vendetta al mondo del diritto. Ma il finale della storia qual è? È che Oreste viene assolto. Viene assolto non perché sia giusto il matricidio, per carità, ma perché nel momento del giudizio il tribunale, Atena è d'accordo e l'idea l'aveva data Apollo, decide che viene assolto perché non è la madre la generatrice. Una madre che me abbia generato non esiste. Perciò io mi abbandono in tutto, con tutto l'animo, al mondo maschile, fuorché nel celebrare nozze. Appartengo di certo al padre mio. Per conseguenza non do più importanza al destino di morte di una donna che lo sposo abbia ucciso, sommo capo della sua casa. Quello che genera un figlio è il padre. Il figlio presso la madre è come un ospite ad ospite se un dio non la folgora, vuol dire se non viene, se non abortisce la donna lo ospita in sé per un certo periodo, ma non ha un ruolo nella riproduzione. Allora,
Perché è importante questo? Perché i greci hanno dibattuto per secoli se la donna avesse un ruolo nella riproduzione. Pensate voi l'effetto che ha avuto questa idea della sua inferiorità. No? Gli uomini non volevano neppure ammettere che avesse un ruolo nella riproduzione. Eschilo dice questo ed è importante perché lo dice in teatro, attenzione, e il teatro in Grecia non era solamente una, per quanto altissima, ricreazione, era paideutico, insegnava, si mettevano sulla scena delle cose del quale poi tutta la popolazione discuteva e quando la popolazione non era d'accordo protestava. A volte ci sono stati degli autori che hanno dovuto riscrivere delle tragedie perché non veniva accettata la soluzione. In questo caso nessuno protesta. Ma quello che poi diciamo dice la parola definitiva, veramente definitiva in materia, è naturalmente chi volete che sia, è Aristotele. Aristotele nasce nel 384 a.C., quindi qua poi agisce nel IV secolo, importantissimo, no, inutile che dica l'importanza di Aristotele, uno dei più grandi geni dell'umanità, che però nei confronti delle donne, insomma, ecco, devo dire, è stato veramente disastroso quello che ha detto. Lui ha teorizzato in modo assoluto e definitivo l'inferiorità delle donne. L'inferiorità delle donne che nella politica è dovuta a che cosa? Il maschio rispetto alla femmina, scrive Aristotele, è diverso per natura. Uno è migliore, l'altra peggiore. Uno comanda, l'altra è comandata. Non so se mi spiego. Poi si chiede perché, lo spiega, perché lui è logico. Perché il maschio è più adatto al comando della femmina, tranne alcune eccezioni contro natura. E perché il maschio è più adatto al comando della femmina? Beh, perché le donne hanno un piccolo problema, non hanno il logos, non hanno neanche il buleuticon, sempre Aristotele quello dice. Il buleuticon è la capacità piena di deliberare, come i ragazzini piccoli non ce l'hanno, ma gli uomini, i ragazzi quando raggiungono la maggiore età l'acquistano, la donna mai, tant'è vero che è sottoposta a tutela per tutta la vita, lei non ha il buleuticon. Voglio dire un'altra cosa importante di Aristotele. Aristotele, ecco, rispetto a Eschilo per quello che riguarda il ruolo della madre nella riproduzione dei figli, fa un passo avanti perché arriva alla conclusione che la madre ha un ruolo nella riproduzione. Il discorso è troppo complicato, ma l'idea è questa, molto rozzamente detta. E noi mangiamo, tutto quello che mangiamo, il cibo viene elaborato e trasformato e che cosa diventa? Diventa sangue. Però nella donna lì si ferma, perché il corpo della donna è più freddo di quello maschile. L'uomo è più caldo e quindi il sangue maschile viene elaborato ulteriormente e diventa seme. Il figlio nasce quando nell'utero il seme incontra il sangue femminile, quindi, conclusione, la donna ha un ruolo, ma non so se mi spiego, ha il ruolo passivo della materia, non ha il ruolo attivo dell'uomo. Quindi la donna è materia, la donna è terra e l'uomo è lo spirito, è la luce, è il diritto può nascere solo quando prevale l'uomo. Da qui parte tutta una serie incredibile di equiparazioni e di differenze fra l'uomo e la donna che ci siamo portati dietro per veramente millenni. Tenete presente che queste discriminazioni sono state scritte nei nostri codici, parlo dei codici italiani, fino a pochi anni or sono. Voi sapete che nel 1975 c'è stata la riforma del diritto di famiglia. Bene, fino al 1975 l'uomo era il capo famiglia che aveva dei poteri disciplinari sulla moglie. Per tutta la storia, da i greci attraverso i romani fino a noi, fino a quando non è stato abrogato, l'adulterio era un crimine che commettevano solamente le donne. Gli uomini erano puniti solo se tenevano una concubina in modo particolarmente offensivo per la moglie. In materia di diritto di famiglia ormai è quasi tutto cambiato, è tutto cambiato.
abbiamo raggiunto la parità formale, quella sostanziale è un altro discorso che non posso affrontare, ma ci sono altri campi nei quali, ma pensate che solamente nel 1996 si è stabilito che la violenza sessuale non era, perché fino a quell'anno lo era un reato contro l'ordine pubblico e il buon costume, non contro la donna, perché di solito la violenza sessuale è in quella direzione. Perché è importante tutto questo? È importante perché, vedete, la storia purtroppo non va sempre verso il progresso, a volte si torna indietro. Io in questo momento ritengo che sia molto importante che i giovani sappiano queste cose che non sanno, perché stiamo tornando indietro per tante cose. Pensate alla quantità, è brutta la parola, ma insomma, di femminicidi che si sentono. Pensate ai delitti, ecco, dell'omicidio per causa d'onore, cancellato solo da pochi anni. Quanti ce ne sono oggi, anche in Italia, e non solamente da mariti o mariti o padri, uomini. Di solito l'omicidio per causa d'onore lo commettono gli uomini che uccidono delle donne. Nei momenti di crisi le mogli, le donne diventano il rifugio e torna una concezione proprietaria della donna che ha origini proprio in Grecia e che è molto molto difficile da sradicare. Quindi io dico ai giovani, tutti, non solamente alle ragazze, anche ai ragazzi, attenzione, per conoscere la storia può essere utile. La lezione di Eva Cantarella ci ha insegnato quanto la concezione proprietaria della donna sia ancora molto difficile da sradicare. A questo proposito, anche per introdurre la prossima lezione,